grande, in piena, che è Israele, la prima questa che ci riporti al senso del Salmo e alla fortuna che questo Salmo ha avuto rispetto ad altri, attraversando la storia dell'ebraismo e poi del cristianesimo. Coloro di Israele accompagnano la processione della Settimana Santa, vedo con piacere che ci sono figli di coristi di altre generazioni. Perché un canto di ribellione, un canto rivoluzionario, se volete, come certi canti che appartengono al repertorio afroamericano. Perché dice il testo attribuito a Davide, devi sapere, io non ci sto con i miei limiti, non mi rassegno alla mia mediocrità, anche se ho sbagliato. Quello che ho fatto non esprime tutto di me, c'è anche altro, c'è una novità, c'è qualcosa che germoglia ad ogni primavera, ad ogni quaresima, ad ogni Pasqua, ad ogni miserere. Oggi è la festa del papà, festa di San Giuseppe innanzitutto, è bello che il nostro Papa Francesco abbia iniziato oggi ufficialmente il suo ministero di Vescovo di Roma e di guida della Chiesa Universale, perché il miserere fa riferimento a un padre. Se non avessimo un padre a cui tornare, a cui dirigere le proprie colpe, ma tra le righe c'è un meraviglioso, in filigrana, un meraviglioso disegno del padre, perché se non c'è il padre non c'è dove tornare. È il padre che detta la legge, la rappresenta, è dal padre che ci distacchiamo nell'adolescenza per vivere le nostre avventure, le nostre storie, per emendarci in qualche maniera, per dire a me stessi sono, mi sono fatto grande, sono diventato un uomo. In realtà questo cuore, che è anche un cuore normativo, quindi segnato dalla legge, si può tornare, per cui anche se non è detta la parola padre, il miserere è una sinfonia della paternità di Dio che accoglie i suoi figli e all'atto in cui vanno via e all'atto in cui tornano, laceri, come racconta la parabola del padre misericordioso che abbiamo ascoltato qualche domenica fa nella liturgia domenicale, della parola, il padre che dice puoi tornare, ti riconosco anche se il tuo volto è sfigurato. Vedete, tutti questi elementi fanno del miserere una sorta di paradigma della vita, potrei anche leggerlo da un punto di vista laico, come il testo di un uomo che non si rassegna alle sue mediocrità, ma anche una sinfonia di chi perduto riconosce il suo male, dice lo sbagliarsi, liturgica, nella quale non c'è esclusione di alcuno, ed è il rito delle ceneri. Non a caso l'uno e l'altro di sedere le ceneri fanno parte del rituale quaresimale di questa come di altre parrocchie, di tante parrocchie della penisola. In che senso del coro del miserere possono far parte tutti? Non siamo al momento della comunione, chissà se sono degno, non siamo al momento in cui fanno, beh, qui vengono solo gli eletti, partecipano soltanto le eccellenze, possono iscriversi solo quelli che hanno una fedina penale integra. No. Il miserere, nel miserere, intendo il salmo, ma anche il coro, entrano tutti, perché tutti hanno cittadinanza. Dice, hai gettato nel mare tutti i miei peccati, ma mi abilita ad una dimensione
dimensione nuova che è più bella di quella di prima che si rompesse il vaso. L'opera di restauro crea un'opera d'arte più bella della precedente. E questa è l'arte di Dio, del perdono, e questa arte del perdono si esprime in modo unico dal punto di vista letterario e di preghiera liturgica nel Salmo del Miserere. Ecco, questo è dato, ovviamente potrei parlare per ore, ma non è il caso, è iscritto in questo testo che comincia da Miserere Mei fino ai vitelli che si muoveranno sull'altare abbondanti, perché adesso anche il culto è stato ripristinato. Tra la prima parola e questi vitulos, loro conoscono bene come tante altre generazioni il testo di Miserere in latino, fino a vitulos c'è uno sconvolgimento continuo. E allora mi va di augurarvi, a nome anche Don Pasquale, che questo sconvolgimento, questa trasformazione, non solo nelle prove che avete fatto, ma anche adesso la prossima settimana, quando eseguirete il Miserere nelle processioni del giovedì sera, della notte di tra giovedì e venerdì e nella sera di venerdì, possa trasformarvi al punto tale che diciate, come è scritto da qualche parte, mi ha salvato il Miserere.